Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 5, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Gesù sale sul monte e inizia il suo insegnamento con una parola bellissima: beati. Nella lingua di Gesù la parola beato ha il significato di felice. La felicità che Gesù proclama non è però legata alla condizione di miseria, di povertà, di ricerca della giustizia o di persecuzione. La felicità proclamata da Gesù è nel fatto che vivere in una di queste condizioni fa sperimentare la presenza e la potenza di Dio nella e per la propria vita. E non siamo beati perché siamo indigenti, ma perché il Padre si prende cura di noi sempre. Essere poveri nello spirito, cioè aprire alla beatitudine di chi riceve in dono il regno di Dio. Essere piangenti è una condizione frequente. Le lacrime scorrono sul viso come un'invocazione, un grido, a volte muto. Ma il Signore quelle lacrime le raccoglie, le asciuga, non le dimentica. Essere miti tra gli uomini e le donne, miti su questa terra, senza abitarla con prepotenza né violenza, senza riconoscere solo se stessi, rinunciando ad ogni volontà di aggressione, può significare già oggi pregustare una risposta amorosa da parte dell'umanità. Essere puri di cuore significa vedere tutte le persone e gli eventi con gli occhi di Dio, vederli con gli occhi del cuore. Allora la gioia è quella di essere trasparenti, di non dover impiegare il tempo a organizzare la maschera con la quale desideriamo apparire agli altri ed essere da loro conosciuti. E la gioia di capire che l'altro è altro, è un dono di Dio, è un fratello, una sorella. E io accetto di non mettere le mani su di lui o su di lei, di non possederli, sfruttarli, strumentalizzarli. Un uomo, una donna che sa fare pace in ogni situazione di conflitto, da quelle fra i fratelli e le sorelle a quelle tra i popoli, compie ciò che Dio vorrebbe fosse fatto. Mostra di essere già qui sulla terra, figlio, figlia di Dio, cioè partecipe della sua natura e lo sarà definitivamente nel regno dei cieli. Questo è il segno delle beatitudini, accorgersi che la ricompensa sta già dentro la beatitudine che uno vive ogni giorno in relazione con il Signore. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.